Come vedete qui c'è il solito casino, ho voluto rimuovere gli scalini che c'erano lì, vedete che c'è ancora la forma, che andavano su praticamente su quel piccolo soppalco dove una volta ci andava la linea, adesso c'è anche un po' di linea ma c'è anche un po' di casino. Qui praticamente verrà il nuovo progetto che vedrete, cioè il banco da lavoro da falegname che verrà fatto con questi traviti qua da metro, quei pezzettini lì praticamente verranno composti tipo scacchiera e verrà lungo 1,5 metri, cioè più o meno fin qua circa, dal muro fin qua, e verrà fuori, sarà profondo 1,5 metri all'incirca, quindi fino a praticamente quella piastrella lì. Ecco, l'unico problema è che se io batto, vedete qua, mi si muove tutto, è un po' una rognetta, quindi devo tagliare questi pannelli qua di USB. Mi sono già segnato dove verrà fuori il livello del banco, praticamente lo taglierò più o meno a 0,5 centimetro, 1 centimetro sopra. Dovrò tagliare questo così, track, e qua giù così, in modo da poi fissare comunque le gambe del tavolo al muro, e sopra di esse fisserò ovviamente il piano. E la stessa roba farò qua, nel senso che qua da questa altezza qua 80 cm, lo terrò 82-83 cm in su, metterò un altro pannello di USB come questo, e in giù invece lascerò l'intonaco e andrà comunque fissato l'intonaco, perché appunto non vorrei che battendo ancora, cioè se io batto sul muro non succede niente, se batto qua si muove tutto, non vorrei che mi arrivassero le seghe in testa. Comunque dopo dovrò sistemare tutta la disposizione degli attrezzi qua in modo da avere tutto comodo e messo ovviamente meglio di così, per poi lavorare sopra il banco. Subito pensavo che avrei rimosso quelle mensole lì, invece poi alla fine le ho rimontate, anche se dalle mensole a praticamente dove si apre il portone ci sono circa 15 cm, e l'ho riutilizzato tutto questo per metterci sopra questi libri e riviste che sono maggior parte di moto oppure lavorazione del legno o cataloghi per pezzi di ricambio tipo questo qua grosso per l'Harley Davidson. Sì, per cui alla fine queste mensolette qua mi sono tornate utili per mettere su questi giornali qua al momento, poi un domani non si sa mai che magari quei giornali lì li butto via o li do a qualcuno e lì sopra ci finiscono delle assi di legno o comunque dei pezzi da lavorazione. Finalmente sto sistemando questa lampada. Praticamente è uno dei, forse il primo progetto che ho fatto dentro questo garage. Vedete una semplicissima chiave da idraulico, un giratubi da idraulico, questa ruota dentata qua sotto, un bel bullone bello grosso e un faro da trattore. Praticamente quando ho fatto il faro per la mia moto, cioè questo,
Quello qua, questo qua era il faro di un vecchio trattore Fiat, era il fanale di un vecchio trattore Fiat. Li vedete arancioni e senza questo interruttore qua a leva che ho messo io. L'ho sverniciato e l'ho riverniciato di nero a polvere e avevo comprato insieme a quello, avevo comprato anche questo, sempre al mercatino dell'antiquariato, mi sembra, o sì, dovrebbe essere un mercatino dell'antiquariato. Questo qua mi avanzava, allora cosa ho deciso di fare? L'ho saldato, dato due punti veloci qua e qua sotto e ho fatto questa lampada. Siccome non riuscivo a trovare la lampadina, perché era una lampadina vecchia, comunque a 220 volt, non con l'attacco non riuscivo a trovarle, allora ho messo all'interno un LED dell'IKEA, quei LED da mettere con il trasformatore praticamente attaccato alla spina, da mettere tipo sotto i piani, sotto i pensili della cucina per far luce sul piano di lavoro. Problema qual era? Che da qua fuori mi usciva questo filetto bianco lunghissimo con attaccata la presa bianca e col suo trasformatore. Finalmente mi sono deciso, ho trovato questo cavo intrecciato che ho usato anche per le lampade, quelle fatte con la vecchia asse di legno, diciamo, e con i cardini della vecchia porta, e ho utilizzato praticamente questo filo qua che, come vedete, ci sta bene avvolto un po' qua su, poi fa questo giro qua e va dentro da qua sotto. Il trasformatore, ovviamente, ho accorciato il filo bianco, l'ho tagliato e l'ho saldato con il mio saldatore, ho accorciato tutto e il trasformatore praticamente l'ho messo qua dentro e adesso ho chiuso tutto. Il trasformatorino ho attaccato alla presa, diciamo, l'ho inserito qua dentro, ho attaccato, collegato insieme i due fili, questi qua che venivano fuori, la massa non c'è perché non serve, e adesso andrò a collegarlo a questa presetta, per cui finalmente questo progetto è finito e sono veramente contento perché mi piace un sacco. Una cosa, forse dovrei trovare un ingranaggio un pelo più grande da metterci qua sotto in modo da ampliare un po' la base, perché mi capita spesso che a volte la tocco appena e vedete che non ha molto equilibrio, qui se ci vado addosso mi è capitato ancora che si rabalti. Ovviamente questa qua, essendo un fanale bello vecchio, è di vetro e quindi bisogna stare parecchio attenti. Per fortuna non è mai successo niente, tutte le volte che mi sono caduto 3-4 volte e ha fatto anche un bel volo dalle scale una volta. Fortunatamente al vetro non è successo niente, per cui devo decidermi anche a dare altri due punti e aumentare un po' la base d'appoggio, però dovrei trovare un altro ingranaggio, tipo un bel disco della frizione, che ho qualcosa, però non so se sono grandi abbastanza. Oppure dovrei trovare anche il disco di un freno, ma vediamo se ho qualcosa. Devo cercare un po' nel cassetto dei ferri vecchi, e se no devo fare un salto allo sfasciacarrozze per vedere cosa trovo. Ho portato a casa dalla montagna queste due belle finestre. Erano nel vecchio fienile che apparteneva alla nostra famiglia. Erano praticamente le finestre che c'erano nella stalla e che davano luce appunto agli animali che erano tenuti nella stalla. Sono in legno di larice e sono state fatte, penso, queste qua quando è stato fatto il fienile, cioè nel 1910 o 1903, per cui hanno sicuramente più di 100 anni. Sono tenute insieme da un sistema fatto a tenone e mortaia, vedete, ce n'è una che si apre, vediamo, eccola qua, vedete che c'è tenone e la mortaia, anche se è una mortaia aperta, e ci sono questi ferri qua che ormai sono tutti arrugginiti, che fanno da inferriate verticali, due e due, sono bellissime, il colore del legno è stupendo, adesso si vede forse male, però se mi seguite su Instagram sicuramente avete visto le foto di queste due splendide finestre e vedete i colori, come sono i colori del legno. Le sto ancora pulendo perché sono belle sporche di, vabbè, polvere, ma anche di calce, perché una volta all'interno delle stalle veniva buttata la calce sui muri per disinfettare. Assieme a queste due finestre qua, che fanno più o meno 60x60 cm, voglio fargli un bel trattamento antitarlo intanto, perché hanno un bel po' di buchi anche qua sopra, vedete,
e dargli una botta di vernice trasparente opaca. Insieme a queste qua ho portato a casa anche delle altre finestrelle, che sono queste, che ho già sistemato, che anche queste sono molto vecchie. Sono piccole finestrelle da cucina, diciamo, da cucinino, ecco. E volevo farvi vedere proprio una particolarità che ho scoperto su queste finestrelle. Allora, i vetri intanto sono vetri molto vecchi, quelli vecchi sottili proprio che si facevano una volta, ogni tanto hanno qualche impurità all'interno, infatti è difficile anche pulirli. Ho dato una bella spazzolata, fatto il trattamento antitarlo, le ho lasciate 2 settimane chiuse con appunto il liquido antitarlo e dopo gli ho dato una bella verniciata sempre con finitura satinata all'acqua. Volevo farvi vedere una particolarità, vediamo se riesco a fissare la camera. Mentre smontavo, perché praticamente sia questa finestra qua, più piccola diciamo, che questa qua, divisa in 3 sezioni, ho rimosso i vetri perché sono riuscito a rimuovere i vetri per riuscire a lavorare meglio. E rimuovendo soprattutto questa stina qua in basso della finestra, ho notato questa cosa. C'erano 4 chiodi di legno, ok, ne ho rimossi due. E quando ho rimosso questo chiodo qua di legno, mi è caduto per terra e si è aperto a metà. E aprendosi a metà ho trovato, se vedete dentro quel pezzo di là, c'è una mina. Questa qua è una matita, praticamente un pezzo di matita che è stato tagliato ed è stato usato come chiodo per fissare il vetro della finestra. Delle serie i nostri nonni non buttavano via proprio niente, per cui è una cosa un po' particolare che mi ha fatto un po' brillare gli occhi, ma vabbè, sono quelle piccolezze che a me piacciono un sacco e che mi fanno capire tante cose dei nostri vecchi, dai. Oggi sullo sticker wall, dopo il Beltrameaker che abita a un'oretta di strada più o meno da casa mia, andiamo proprio alla parte opposta d'Italia. Andiamo giù, 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 in fondo, in fondo, in fondo, in fondo a trovare Marco Maker. Andate a vedere il suo canale, ovviamente qua sotto in descrizione vi lascio tutti i link. E intanto andiamo ad attaccare questo bellissimo e decoratissimo adesivo. Eccolo qua, e siamo tre. Come al solito, se anche tu vuoi far parte del mio sticker wall, basta solo che mi contatti sui vari social, o qua su YouTube, o su Instagram, o su Facebook. Sarò felice di inviartelo e di scambiarlo con il tuo, per cui fammi sapere e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!